La storia che oggi voglio raccontarvi è quella di una bella famiglia del Salento, una famiglia unita da valori importanti, dedizione, passione, sacrificio, umiltà, generosità. Questa storia comincia con un bambino che si chiama Oronzo, che a un certo punto, poiché è l'ultimo di 8 fratelli, alla fine della guerra, la mamma è rimasta vedova, tante sono le ristrettezze economiche, deve andare in collegio. Però Oronzo non è un bambino come gli altri, è un bambino che a 10 anni decide già che lui la sua strada nella vita deve cercarsela da solo. Così esce dal collegio e comincia ad affermarsi in un mondo fatto letteralmente di uova, di farina, di zucchero. Va a fare il garzone di bottega in una pasticceria piuttosto conosciuta di Lecce e da lì fa tanta strada, sperimenta gusti, sapori, inventa ricette, diventa un pasticcere rinomato. E poiché a questo punto la pasticceria è proprio la sua seconda casa, allora Oronzo acquista, rileva un bar pasticceria e nel frattempo si è sposato, ha 3 figli, lo fa perché ciascuno dei membri della sua famiglia, di questa famiglia così unita, lì dentro trovi un suo posto speciale, anche il modo per farsi apprezzare. E dunque i pasticciotti, i confettoni, soprattutto la cotognata di questo pasticciere cominciano a girare il mondo, lo fanno tuttora, da Sydney, Hong Kong, Tokyo, New York, arrivano fino a Giovanni Paolo II. E qui succede una cosa carina che un po' colora di un aneddoto la nostra storia, perché da Giovanni Paolo II arriva a questa famiglia che si chiama De Matteis un suggerimento, un modo curioso di utilizzare il loro più forte ingrediente, proprio la cotognata, ma tra poco ascolterete. E poi Giovanni Paolo II incontra questa famiglia tanto unita e nel salutare la più piccola dei figli, che si chiama Barbara, che oggi è qui con noi, le affida delle parole e un compito importante, un compito che Barbara ha serbato nel suo cuore, porta con sé. Barbara, benvenuta. Buongiorno, ciao Gabriella. Allora, Barbara è la prima volta che è in televisione, quindi è emozionata, ma sta vivendo un momento che è quasi una favola, tra poco capirete perché. Barbara, partiamo proprio dal papà, no? Da Oronzo, che vediamo in fotografia tra l'altro. L'avventura di questa famiglia De Matteis comincia effettivamente con un bambino che a 10 anni ha già le idee chiarissime. Sì, lui non sopporta di stare rinchiuso in un collegio e pensare che la famiglia sta fuori in difficoltà perché la nonna aveva 8 figli e quindi sente la necessità, la responsabilità di aiutare. Quindi esce dal collegio e va a chiedere lavoro in questa bar pasticceria Cesano, che è nato nel 1860, quindi è una grande storia del Salento, e inizia a fare il ragazzo di bottega, porta i caffè. Però vedevano che in lui c'era proprio qualcosa, in qualcosa più di speciale, un ragazzo proprio sveglio, combattivo, cioè non si arrendeva mai. E ha iniziato già da piccolo a fare il barista, tra virgolette, iniziava a fare i caffè, a portare avanti il ruolo di banconista anche da giovanissimo. E l'unico momento in cui si è allontanato è stato per fare un'esperienza a Roma, nella capitale. A Roma. E il militare, però il suo legame con la terra, ecco, l'ha riportato. Questo legame è importante, perché qui va detto che lui non va a Roma a lavorare in un caffè qualsiasi, va al caffè Berardo, che era uno dei caffè più rinomati della capitale, nella Galleria Colonna. Però non ce la fa a Roma, tutti si innamorano di Oronzo, ma Oronzo, anche se si innamora in parte di Roma, vuole tornare nel Salento. Sì. È sempre stato così forte il legame di papà, e poi vedremo, di tutta la famiglia con questa terra. Molto, molto. Attaccato alle sue origini, proprio le radici dell'ulivo impiantate nella sua terra, e lui voleva fare qualcosa di speciale proprio lì. E quindi ha iniziato, è ritornato, i pasticceri, il proprietario del Cesano aveva saputo quanto era stato bravo lì a Roma, che tutti lo cercavano, quindi si è messo a cercarlo e lo l'ha invitato, l'ha chiamato, e quindi è andato di nuovo lì e
anziché fare il barista come all'inizio, lui decide di lavorare tra le mandorle, zucchero e uova e quindi fare il pasticcere. E lì comincia un'avventura vera, perché comincia a inventare ricette, a fare accostamenti. Sì. Passa poi del tempo, si sposa, conosce la sua futura moglie proprio lì in pasticceria, sì, giusto? Sì. Mentre facevano il latte di mandorla, sì, lui gli ha rubato un bacio perché lei teneva con un velo le mandorle e lo zucchero per far regolare poi il latte di mandorla, famoso a Lecce. E gli ha rubato un bacio e quel bacio è stato fatale. Sì. È nato l'amore. Arrivano poi tre figli, Davide e Maria, poi la più piccola sei tu, Barbara. E arriva il desiderio di mettersi proprio in proprio, un gioco di parole, perché nel 92 rileva un bar. Nel 75 rileviamo lo stesso Cesano. Però in un secondo tempo nel 92 decide di rinnovarlo e fare un bar più moderno, più bello, per avvicinare anche i giovani. È lì che abbiamo iniziato noi a fare gli aperitivi nella città. E succede qualcosa, succede che questo bar si impone. Io vorrei chiederti, qual è il punto di forza di quest'uomo che poi tuo papà, lo chiamano Mescio Ronzo a Lecce, che significa? Maestro Ronzo. E nel senso di carattere proprio, di anima, mi verrebbe da dire. E poi quali diventano i punti di forza di questa pasticceria? Allora, mio padre è riconosciuto maestro perché ha aiutato un sacco di ragazzi giovani, anche un po' smarriti, a insegnargli il lavoro, la dedizione con impegno. E quindi tutti hanno avuto questa grande riconoscenza nei confronti di mio padre, come lui si è sentito uomo fortunato di aver trovato questa amica di mia nonna che all'epoca gli fece trovare lavoro, e quindi è come un boomerang. Ha voluto restituire quello che aveva ricevuto. Sì, ha voluto fare. E in termini proprio di ricette, di quello che c'era di diverso per chi entrava in questo ambiente così profumato? E la torta Maria, che è una torta Maria perché l'ha inventata insieme a mia sorella e quindi gliela ha dedicata. Mia sorella maggiore. Fatta come la torta Fatta Maria? Fatta con pasta di mandorla lavorata metà al pistacchio e metà alla fragola, doppio colore, e arricchita con ananas, uvette, pinoli, marron glacé amarena e pan di Spagna al caffè. Qui c'è tutto il sapore, l'odore, ci sono i colori di una terra, no? Sì. Qui adesso noi vediamo la cotognata, che poi è un punto di forza, ma ci arriveremo. Che papà è questo? Perché tu, allora, Barbara lavora in pasticceria, non fa solo quello e insomma adesso scoprirete che altro fa, perché veramente questa è una favola. Che papà è viverci accanto? Io so che è anche un papà severo, autorevole. Mio padre sembra essere un uomo burbero perché ha questo sopracciglio importante, questi occhi verdi, e poi veramente è un lavoratore e pretende che tutti diamo il massimo per avere la qualità da offrire alla gente che entra nella nostra pasticceria, per essere riconosciuti proprio per quello. Ma alla fine ha un cuore così grande, così morbido, che in 5 minuti lo riesce a sciogliere. Io ti faccio una domanda un po' insidiosa, ma la scelta di fare anche tu la pasticcera è una scelta maturata nel tuo cuore, nel tuo animo, o insomma è quello che avrebbe voluto papà? Io credo di fare questo lavoro perché mi piace veramente tanto, stare in mezzo alla gente, creare, mangiare, assaggiare di tutto, e si vede. E anche forse sì, li ho voluti accompagnare in quel loro progetto che ci hanno creduto così tanto, in un momento così veramente di ristrettezze, che oggi abbiamo tutto quello che abbiamo con le nostre forze, costruito veramente con il sacrificio. Sì. Barbara, non deve essere facile, allora, c'è un fratello che tra l'altro è stato premiato l'anno scorso, quindi in questa famiglia veramente il senso del lavoro, del sacrificio è fortissimo, ha ricevuto un premio come miglior bar dell'anno del Gambero Rosso un anno fa, però diciamo voi tutti lavorate insieme, mamma, sorella, tu, papà. E mio cognato. Come si fa, e tuo cognato, a lavorare l'uno accanto all'altro? Tra l'altro c'è anche un nipotino che sta già sperimentando, sì, che si chiama Andrea ed è piccolo. Sì. Andrea sarà il futuro della cotognata leccese, lui si chiama così.
sì. E per me è straordinario perché abbiamo un rapporto veramente bello tutti quanti in famiglia, ci sono gli scleri come in tutte le famiglie, però che durano veramente 30 secondi. Sarà stato lo zucchero che ci hanno inserito da quando eravamo bambini. Lo sclero, linguaggio giovanile, giovanile è il momento di rottura, diciamo, di litigio. Sì, chiarati, perché se mai una cosa è uscita come doveva essere, però poi cioè, proprio la mamma e papà ci hanno sempre insegnato che bisogna essere uniti. Ecco, cioè qualsiasi cosa accade uno deve superare, però insieme. Lo devi superare con l'amore, e quindi la famiglia è veramente la cosa più importante che uno può avere, perché con l'amore della famiglia puoi superare qualsiasi difficoltà. È un messaggio bellissimo e anche un valore importante da consegnare ai propri discendenti. La tua famiglia ha fatto qualcosa in più, nel senso che tu dicevi, prima hai detto è come un boomerang, no? Cioè lanciavano qualcosa che tornava, questo amore. Hai menzionato brevemente, io l'ho colto, una amica della nonna, una signora che poi è diventata anziana, che ha aiutato tuo papà a trovare la tua strada. Sì. La strada di questa anziana signora un giorno ha rincrociato la vostra. Sì, proprio così. Perché questa signora praticamente il sabato, negli ultimi anni, parlo dell'88-89, veniva a portare un uovo a mio padre, come se gli servisse per avere l'energia per affrontare la giornata. Era proprio destinato, non era un uovo destinato alla pasticceria, era destinato a mio padre. Prendeva l'uovo fresco e glielo portava. E un giorno, uscendo appunto dalla nostra pasticceria, un signore facendo retromarcia l'ha investita. Quindi lei, la prima cosa che ha fatto, ha detto chiamatemi Ronzino, mio padre. Siamo usciti tutti fuori, poverina, l'abbiamo raccolta da terra, l'abbiamo portata fisicamente con l'ambulanza in ospedale e ha avuto un serio problema perché poi hanno dovuto amputare la gamba e quindi quando è stata uscita dall'ospedale non sapevamo che fine fargli fare perché lei era sola. Era quasi una barbona perché quando siamo entrati nel suo appartamento aveva cose conservate da oltre 70 anni. Quindi che cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo portata a casa nostra. E è vissuta con voi per parecchio tempo. Quasi 10 anni. 10 anni come una nonna acquisita, pensate, questa anziana signora che aveva aiutato il piccolo Ronzo, poi nella sua vecchiaia ha trovato questo bambino diventato grande che si è preso cura di lei, che è bellissimo. A questo punto, parlando di generosità, di amore, mi torna in mente la cotognata, non perché mangiandola si diventa più buoni, potrebbe essere, ma perché questa cotognata, che è molto speciale, no? Perché è particolarmente morbida, ma non sì. È troppo dura, è arrivata, ha girato tutto il mondo, ma è arrivata al Papa, è arrivata a Giovanni Paolo II. Sì. E voi sapevate che era gradita prima di incontrare il Papa, però non avevate un ritorno diretto. Che cosa succede? Succede che nel 94 Papa Giovanni Paolo II è venuto in visita a Lecce e il vescovo della nostra città ha chiesto a mio padre di fare una torta per il pranzo del Papa. È lì che è nata la torta Barbara. Perché c'era, questo me l'ha detto lei, non lo sta dicendo, perché c'era la torta Maria inventata dalla sorella, lei ha preteso che la torta che doveva essere consegnata al Papa in visita avesse il suo nome, certo, torta Barbara. Torta Barbara. E quindi l'abbiamo preparata con tutta questa bella panna esternamente, all'interno è crema chantilly al cioccolato, pan di Spagna, imbevuto al caffè amaro, un po' di croccante e crema alla nocciola. L'abbiamo portata al Duomo. E tramite un prete che era Don Cesare, molto amico della nostra famiglia, e siamo entrati in cucina e io già l'ho intravisto di spalle, quindi ero tutta un po' elettrica, e avevo portato un cesto con tutti i prodotti nostri, ma soprattutto la cotognata. E quando poi l'abbiamo consegnato a Don Cesare, e ci hanno fatto entrare nel salone prima del loro pranzo, ci ha fatto la benedizione, il segno della croce, e a me mi ha guardato con un bel sorriso e mi ha detto prenditi cura della tua famiglia. E quello per me è stato veramente un messaggio importante. Papa Giovanni Paolo II ha guardato questa famiglia, ha riconosciuto l'unità come il valore fondamentale e l'ha affidata, pensate, alla più piccola.
Ascolta Barbara, poi voi vi siete un po' incuriositi, no, sui gusti di questo papà che tanto ti aveva colpito e avete voluto sapere che cosa ne era stato della vostra cognata. E questa volta è stato Papa Giovanni Paolo II, in qualche modo, indirettamente, a suggerirvi quello che poi è diventato veramente il cavallo di battaglia della pasticceria. Sì. Cioè, che è successo? È successo che mio padre ha chiesto a questa persona che ogni tanto portava la cotognata in Vaticano, dice, ma non mi dici mai niente del Papa, cioè, ciao, Monsieur Ronzo, il Papa è entusiasta della cotognata e lui la mangia a fine pasto con un pezzetto di pecorino per concludere. E allora mi ha detto, ah, davvero, sì, è veramente, gli piace moltissimo. È chiaro che noi, appena uscita la persona, abbiamo provato subito a vedere cosa fosse l'accostamento formaggio e cotognata, ed è diventato veramente una ricetta speciale che noi serviamo in tutti i catering o negli aperitivi. Senti Barba, è diventato il cavallo di battaglia di questa pasticceria, poi si è scoperto che cotognata e formaggio, insomma, un abbinamento molto diffuso anche in Argentina, quindi c'è un filo conduttore che conduce forse da un papa all'altro. Scherzi a parte, anche se siamo stati seri, perché questo è accaduto veramente, da questo incontro in cui Papa Giovanni Paolo II ti ha detto abbi cura della tua famiglia, tu che impressione hai riportato? Che cos'è stato Giovanni Paolo II per te? Per me è stato il mio papa. Io sono cresciuta insieme a lui e devo dire che è stata una, a prescindere da quello che mi ha detto, il messaggio, vederlo, è una persona che ha rispecchiato bene la Chiesa. Cioè, io lo vedo come quegli eroi greci, cioè, belli e perfetti, ma soprattutto nell'anima. E così terreno nelle sue passioni, ma così unico nel rapporto con Dio. E Giovanni Paolo II aveva nel suo passato, insomma, una passione che è la stessa di Barbara, che è quella della recitazione. Perché dovete sapere che a un certo punto nella vita di Barbara, che ha sempre amato il cinema, era la figlia piccola che amava il cinema, arrivano due registi importanti, tutti e due, Fersano, Ozpetek, uno, l'altro Winspear, Il tempo è tiranno, non possiamo raccontare tutti i dettagli. Succede che, allora, Fersano Ozpetek ti ha fatto recitare in un suo film, Edoardo Winspear, che è salentino, prima l'ha messa alla prova come comparsa, poi piano piano ha preso per mano questa ragazza, questa pasticcera, la fa esordire in un cortometraggio, quindi un piccolo film che va a Cannes, gareggia con altri corti, con attrici famose in tutto il mondo, la francese, il mondo d'Amélie, Audrey Tautou, la nostra Monica Bellucci, la pasticcera Barbara De Matteis, quale film, quale corto vince a Cannes? Il corto con Barbara protagonista, sì. Che si ritrova lei sul nastro rosso, ti ricordi quali impressioni? Ma io stentavo a crederci perché a parte vedevo tutte queste grandi star, pensavo fosse veramente una candy camera per vedere la mia reazione, invece no, era tutto vero. Sono arrivata a Cannes, mi ha accolto Marina Garzoni, che si occupa di moda, tecnologia e cinema, ed è lei che ha inventato questo piccolo festival dei corti di moda. E io non ci credevi? Non ci credevo, ho realizzato il mio sogno e la realtà era veramente più grande del sogno che mi ero fatto sinora. E la realtà è andata ancora avanti, perché ancora. Poi quest'anno Edoardo Winspear gli ha affidato il ruolo di coprotagonista in un film bellissimo, In grazia di Dio, Il tempo corre. Io vorrei che tu mi dicessi, questo è un film che ha un contenuto molto importante, un messaggio importante, che quello, il denaro non è tutto, no? È importante lo scambio degli affetti, è importante saper star bene nella propria pelle, si intitola In grazia di Dio, ed è stato realizzato così, con la gente che dava il meglio di sé, gli attori non si sono fatti pagare più di tanto, la gente offriva da mangiare, tutto quasi sul baratto. Che cosa ha rappresentato per te non solo calarti in questo film, ma proprio viverne il messaggio, la filosofia, In grazia di Dio, che poi è un'espressione salentina? Sì, un'espressione salentina che appunto tutto ti può mancare, dal pane, non lo so, all'abito bello, però cioè, quando arrivi ad amarti tanto con la famiglia, veramente puoi stare in grazia di Dio, perché è quello che veramente conta, il valore della famiglia, che qualsiasi cosa ti può accadere, però se tu ti affidi a loro e ti affidi a Dio,
cioè tutto puoi superare e stare in grazia di Dio. I tuoi quando ti hanno visto recitare? Ah, sono impazziti. Papà? Sì, anche tantissimo, gli ha detto mi raccomando, devi rimanere con noi. Ecco, e adesso però... che succede nel futuro di Barbara? Perché dopo una prova così... che cosa succede? Barbara è pasticcera, resta accanto alla famiglia sempre a Lecce o farà l'attrice? Perché insomma la prova è stata una prova, anche a detta dei critici, notevole. Beh, io coglierò le occasioni giuste che si ripresenteranno nella vita e vivrò così, sono una fatalista. Aspetto che le cose accadano, cioè che devono accadere, non perché le cerchi o perché le vuoi, perché così ho fatto in questi anni. E mi è andata sempre bene, cioè, ho fatto cose meravigliose grazie a loro. Barbara, ci salutiamo con una battuta. Cosa devi a tuo papà e a tua mamma? Tanto amore, quello che mi hanno dato sinora, sempre. Grazie, grazie. Barbara, pasticcera e insieme attrice. Grazie a te Gabriella, ma al telefono abbiamo proprio Barbara De Matteis per un breve commento sulla canonizzazione di ieri, visto che l'intervista l'abbiamo registrata qualche giorno fa. Buonasera Barbara. Ciao, buonasera. Oh, che bello risentirci. Allora Barbara, l'intervista con Gabriella l'ha registrata qualche giorno fa, però ieri la canonizzazione di Giovanni Paolo II, qual è l'emozione più grande, Barbara? Mi sono emozionata per questo momento storico molto toccante di due papi che santificano due loro predecessori. Mi sono emozionata molto con le parole di Papa Francesco quando appunto li ha definiti uomini coraggiosi che hanno contribuito a diffondere la parola di Dio portando avanti la loro missione di pace. È vero, davvero. Purtroppo veramente pochi secondi, Barbara. Quella cotognata la verrò ad assaggiare, eh? Avete conquistato proprio Giovanni Paolo II, eh? Ma com'è? Sì. Le cose buone conquistano tutti i palati delle persone buone. Io credo che sia stata, scusa se ti interrompo, credo che sia stata la sapienza di papà nel preparare le cose, ad aver conquistato anche un po' il papa. Può essere? Sì, può essere, perché... proprio loro, mio padre, mia madre, hanno insegnato a noi che la passione delle piccole cose riempiono, cioè, qualsiasi vuoto, è quello di fare le cose sempre con cura di grande qualità. E quello è. Barbara, devo salutarla, però voglio vedere il cartellone di In grazia di Dio di Edoardo Winsper, è uscito il 27 marzo. Lo andiamo a vedere, merita, giusto? Sì, tanto, tantissimo. Tanto, in bocca al lupo e grazie Barbara, auguri per tutto. Un abbraccio grande, grazie a Barbara De Matteis. Grazie, grazie, arrivederci.